Ciao a tutti, noi siamo Arzella e Malapietra, associazione ludica per giochi da tavolo, giochi di ruolo, wargame e modellismo. Oggi vi accompagneremo in questo video per Maledetti Dadi. Venite con noi! Ciao, oggi vi portiamo una partita di One Page Rule Legends, dove Stefano con gli effiati e Fabio con gli uomini lucertola si affrontano una partita a 2000 punti. Noi giochiamo generalmente a One Page Rule Regiments in scala 10 mm, non i classici 28-32, principalmente per una questione di comunità e di spazio quando giochiamo. Però adesso vi lascio alla partita. Buon divertimento! Ragazzi, vedo che avete già iniziato, siete al primo turno? Voi? Sempre al primo turno, movimenti iniziali. I demoni si sono avvantaggiati con l'abilità scout, quindi si sono mossi rapidamente verso il fronte per ingaggiare il corpo a corpo, immagino. Fuoco, morti per adesso? Costati? Cosa è successo? Mi fate il resoconto? Ha sputato il veleno e ha ucciso due ogre, e qui ho sparato con i cannoni e ho fatto fuori la seconda linea. Ok. Seconda linea di cosa? Di guerrieri. Ah, di guerrieri. Guerrieri del caos, allora, di... Guerrieri della peste. Okay. Ottimo. Tira armatura, 3 o più, 3 o più. Sono quali? Vedo già situazione statica di Stefano che rimane fermo, approfitta del tiro. Sì, però io non ho tantissimi tiratori. Alla fine ho questi, l'artiglieria e i calmi. Artiglieria, cosa c'è? Quindi abbiamo qua giù questa fanteria. Questi sono quelli con la lancia, questi qua. Ok. Poi c'è un dragone, i carri che tirano anche, gli arcieri sono qui e l'artiglieria è qui. L'artiglieria è sono multibalestre. Sì, è una multibalestre. Invece di qua abbiamo l'esercito di... Ho messo due maghi. I maghi sono molto forti. Poi ci ho messo un eroe, poi ci ho messo due unità di sauri, sempre sauri, sì. Poi i sauri del tempio, poi questi qui che sono quelli grossi, i Croxigol, che era del fantasy, poi in realtà più si chiamerà. Poi ci ho messo questi che sono i Raptor Rider, okay. E poi lui? Sì, lui è il Triceratto. È un ratto, triceratto? Sì. E poi ho due unità di Jekos che sono praticamente... Tiratori? Qui sì, hai poco tiro. I giavellottini? Sì. Ok, quindi tiro comunque limitato. Ovviamente. Vabbè, è il più forte di tutti, si diverte un po'. La strategia è quella la scelta.
Invece di qua si fa fatto tre ferite su 6, quindi devo testare il morale. Sì. Sei meno della metà delle ferite e testi il morale. Una metà esatto. Sì, un cane, passioso. Sì. Sei superi. Ma quindi... quanto mi fai metà, mi riduci a metà ferite, metà uomini. Allora qua devo farle. No, perché c'è lui. Ah, metà più uno. Ho capito. Va bene, vai. Sei colpi come la pistola alla botta e attivato lui. Nell'ultimo regolamento è cambiata la regola delle oranze, forse voi avete fatto direttamente quello nuovo, però prima quando tiravi rimanevi scosso dal tiro, non agivi al turno dopo. Invece ora agisci ma fai l'azione meno uno. Che cambia abissalmente, perché prima si bloccava la metà, invece ora non si blocca più. Questo è importante, ricordatevi, perché cioè, tutto quel che fai, tiri almeno una e finché non superi un test, mi sembra che se non fai i movimenti di movimento e basta, non fai azioni, fai non corri ma muovi normalmente, va letta regola perché non mi ricordo con precisione, però se rimani o stazionario o fai il movimento normale ti riprendi dallo shaken, perché si chiama shaken, e non c'è più il meno uno. Vengo avanti con questi. Non si cambia, intanto esperienza, sì, non manuale. Allora faccio così, io tiro, no, non tirano, ma faccio la magia. Vai. Allora faccio questa che costa 2, è il Jaguar Punch, praticamente ti do un cazzotto, provo il cazzotto, cazzottone, il punch sarebbe pinta. Poi le magie, per ogni punto in più di magia che usi, puoi abbassare la difficoltà di uno. E ti può aiutare anche un mago, entro 12, mi sembra, entro 12 ti può dare un punto lui in più. Quindi, per esempio, se una magia al 4, io la provo al 3. Al 3. Sì, vabbè, lo facevo lo stesso. In pratica prendi 2 colpi a P4 però. E qua ci salgo al 3, salgo al 2, quindi al 6. Due ferite. Madonna, io l'ho fatto passare la voglia. Grazie, buonasera. Buonasera. Loro li conosco tutti per nome. Il bellissimo Stas, il bellissimo Nicola, il bellissimo Simone e il bellissimo Andrea. Che hanno intavolato un tavolo di ragazzi. One Page Roll Green Dark. Green Dark. Fazioni che si affrontano. Stas, cosa porti? Io e Nicola giochiamo insieme. Siamo la Guardia della Morte, la Death Guard. E combattiamo contro l'Impero. Cioè, abbiamo contro la Guardia Imperiale, che è la Porta Simone, e poi ci sono i Dark Angels, che è la Portata Andrea. Okay. E ce li stiamo dando di Santa Regione. Comunque, detto da dire... Poi io qui, ragazzi, farei usare alcuni modelli, in particolare Terminator, davvero vintage, del nostro Andrea. Destroyer, che nel gioco si chiama Destroyer. Comunque, bel tavolo. Però Stas qualcosa non dipinto ce l'ha, questo è vero, va di Stas? Stas, hai rovinato il tavolo, sei l'unico che c'è roba non dipinta. Come? Sei l'unico che c'è roba non dipinta. No, allora, quello lì è in realtà di Nicola, anche questi sono di qua. Ah, di Nicola? Questi qua. Sono tuoi? Sì, sono miei. E non li ha dipinti? Vergogna, fammi vedere un po' di vergogna.